Carissimi apicini, oggi vi presentiamo direttamente dalla Spagna la ricetta de churros, street food, appunto spagnolo, una ricetta che la nostra sorellina, che ha abitato lì per un anno, ci ha regalato. Ecco a voi la ricetta. Aspetta mami, mettiamo prima 350 ml di acqua, la mettiamo a scaldare e poi mettiamo il burro. Poi mettiamo il burro. Bravo, no, dopo che è calda, mami. Amore, posso mettere? Devi aspettare che si scalda. Posso mettere? Posso mettere lo zucchero? No, lo zucchero, aspetta, mami. Aspetta. Allora, mettici intanto due pizzichi di sale. Vai, vai con due pizzichi. Qui il sale, qui. Vai con due pizzichi di sale. Uno. Perfetto, vai con l'altro pizzico. Perfetto. E i pizzichi di sale ci sono. Poi due cucchiaini, dopo il burro, due cucchiaini di zucchero che noi abbiamo messo già qua. Vai, mettili. Tanti? Sì. Perfetto. Che deve fare mamma? No, tu sei piccolino e sul fornello non ci devi andare. Posso vedere? Hai visto? Tutto in casetta, tutto... Aspetta, poggia qua sto burro, mo lo mettiamo. Il burro. Adesso possiamo mettere il burro, vai, metti. Bravo, metti l'altro, sono 86 grammi tanti. Di burro. Sì, tanto. tutto. Ok, vai. Questo? Sì. Tutto? Sì. Tutto. Sì, certo, te lo puoi mettere tutto. Ok, in maniera molto delicata. E noi continuiamo a mescolare. Lo sai dove sono nati questi churros, mamma? Ma è bello questo lavoro. È bello questo lavoro? Che adesso facciamo i dolcini, mami. Sì, adesso facciamo i dolcini. Quindi il burro. Aspetta, ora mettiamo la farina. Ma ti dicevo, ma lo sai perché sono nati questi dolcini? Sì. Sì? Dici un po'. Perché non sono nati. Non sono nati? Che gli è successo a sti dolcini? Tenerlo sempre a fuoco basso, mamma. E poi, lo sai che bisogna fare? Sì. Adesso, quando è sciolto tutto il burro, ci mettiamo tutto in una botta la farina. Metticela te? Certo, sono 250 grammi. Ok. Posso vestire? Wow! Mamma! Mescoliamo sempre veloce veloce. Questo bel composto senza grumi, spegniamo il fornello, mescoliamo un altro pochino e mettiamo tutto in frigo per 20 minuti. Ecco qua. Ti piace? Guarda un po' come è venuta, un po' come la pasta da bignè. Lo trasferisco qualche minuto in una ciotolina di plastica e poi lo metto in frigo per 20 minuti. L'impasto per i churros dopo 20 minuti di frigo è pronto e lo mettiamo nella planetaria. Meglio nella planetaria perché poi dobbiamo andare a mettere le uova e di incorporarle in maniera omogenea. E quindi è meglio farlo con la planetaria. Mettiamo le due uova. E due. Ecco qua. Montiamo la planetaria e la facciamo andare velocemente.
così l'impasto dei nostri churros sarà pronto. Questo è un dolcino tipico dello street food spagnolo. Bastano veramente pochi secondi e ecco qua la nostra pasta de churros è pronta per essere messa nel nostro sac à poche. E l'origine dei churros, diciamo che vede due opzioni. Uno che arrivi addirittura dalla dinastia dei Ming, dalla Cina, e l'altra invece, che è quella un po' più plausibile, che sia stata invece ideata dai pastori nomadi spagnoli. I pastori nomadi spagnoli che cosa facevano? Siccome non avevano la possibilità di andare spesso in città, allora avevano dovuto ideare un modo per diciamo preparare il pane, e questo era in padella, e questo sembra essere stata l'origine dei churros. Ecco qua il nostro impasto bello liscio con le uova incorporate, e adesso andiamo a mettere una padella o una pentola con abbondante olio, andiamo a mettere il sac à poche con una bocca a stella per dare la forma tipica. Un'altra, diciamo, suggestiva appunto conferma che siano stati proprio i pastori nomadi spagnoli a ideare churros è che esiste una pecora o una capra, non lo so, che si chiama Navajo Churro, che ha le corna che ricordano un po' la forma del churros. E andiamo a prepararli. Così riempiamo il nostro sac à poche con la bocca a stella e andiamo a friggerli. Allora, abbiamo riempito il nostro sac à poche, li possiamo fare in tre modi diversi. Li possiamo fare, ricordiamoci il coltello, lunghi 10 cm circa, oppure il classico. Questi sono un po' più complicati. Io ho fatto andare via piccolino, perché sennò quello mi si infila dentro la ventola. Questo in cottura. Eccoli qua. Cospargiamo di zucchero a velo e sono pronti. Proseguiamo con tutto il resto. I churros tradizionalmente si degustano spolverizzati di zucchero a velo e o con la cioccolata calda. Buon appetito, piatto pulito, una ricetta che vi stupirà. E questo impasto è veramente buono, 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 buono. Sono squisiti! Mamma mia, questi uno tira l'altro, ciliegie!
altro che dieta. Ciao ragazzi.